ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon versione Platino. Dall'ultimo episodio finalmente ho allenato a dovere la squadra, ho dato anche gli ultimi due strumenti che ho dato a Filartigli, a Flamella e Roccia di Re a Volano. Ora, se non ricordo male, uno dei due aumentava la possibilità dei brutti colpi, mentre l'altro aumentava la possibilità di tentennare. Mi pare che a Filartigli era quello che aumentava la possibilità dei brutti colpi dei due, quindi al contrario, Roccia di Re è quello che faceva tentennare. Comunque, direi, sono entrato nella Lega, questo è il primo Super 4 e quindi direi di fare la Lega. Il primo Super 4 è Aaron e ha Pokémon di tipo coleottero e quindi infatti ho Flamella davanti che nel mentre ha imparato anche fuoco carica. Ora cercherò di utilizzare il più possibile fuoco bomba tranne contro Vespiquen, perché Vespiquen esercita pressione e quindi consumerei il doppio dei punti PP delle mosse e non mi va di sfruttare tutto fuoco bomba. Ok, ci manda Scizor che è il penultimo Pokémon che mandiamo KO molto molto facilmente. Infine l'ultimo Pokémon Drapion, che è il suo Pokémon più forte. Ah, anche con non mi aspettavo che fallisse proprio in quel momento, però Drapion era 53, un fuoco bomba non bastava per buttarlo giù, però grazie a Fighter sono riuscito a metterò KO ed il primo Super 4 siamo riusciti a mandarlo KO. Quindi direi giusto di usare un po' di rivitalizzanti. Sì, ho fatto un po' di acquisti, speravo di arrivare pure con la rega ricordare una cinquantina, però non ci sono riuscito. Allora, secondo alle Super 4 utilizzerà e Terry e utilizza Pokémon di tipo terra, anche al qualcuno di terra acqua. Mi pare che avesse anche un Whiskash, che Whiskash è appunto terra acqua. Intanto Diego ha imparato Verde Bufera, ma vorrei utilizzarlo il più tardi possibile perché Verde Bufera ha come posso dire come effetto secondario quello di abbassare l'attacco speciale, quindi ogni turno tenderà a abbassare sempre di più il mio attacco speciale. Quindi, essendo sia Verde Bufera e Giga Assorbimento due mosse di tipo attacco speciale, non conviene utilizzarlo troppo spesso. Quindi direi di usare Giga Assorbimento contro Golem, ok, recupera abbastanza punti vita, usare Veror, ok, è super efficace, perfetto, e infine ci manda Hippodon e quindi in questo caso direi di usare proprio Verde Bufera. Quasi a livello 61 per Deco, il che non mi dispiace. Ora ok, infatti abbiamo terzo Super 4 Vulcano, che tra l'altro abbiamo già incontrato ad Arenipoli, quindi direi subitamente andare a GoGo con Surf, che in questo caso non se uso Surf o Cascata la stessa cosa, anzi direi di usare Cascata perché Cascata, ok, ah non è vero, sarò più potente Surf che Cascata,
Ok, io direi di continuare a utilizzare Surf, essendo in questo caso evidentemente più forte tra le due mosse. Ok, ci utilizza Fulmine. Ok, Deku, cioè Rainbow è quasi giù, spero. No, ok. Diciamo, speravo che riuscissi ad attaccare lo stesso. Ok, devo continuare a utilizzare scarica perché con fuoco fatuo mi ha basta attacco, ma non c'è più bisogno perché è andato giù. Ah, ok, che non mi ricordavo del fatto di fuoco ardore. Ok, ci utilizza Giga Impatto, però noi riusciamo a buttarlo giù, e anche Flamella è quasi a livello 61. Ora, mentre per quanto riguarda l'ultimo Super 4, che è Luciano, lui ha Pokémon di tipo psico e quindi non abbiamo Pokémon o mosse che sono super efficaci. A meno che non posso imparare a insegnare a qualcuno che tipo o Pallaombra oppure lo Pulsar, se qualcuno lo può imparare. Ok, Rainbow può imparare. Vediamo Fighter che cos'ha tra le varie mosse. Zuffa Drago Pulsar. Ok, direi di non insegnarla a Fighter, se riesco a farla scordare. E remove a Surf, cascata, raggio aurora. Ok, direi di insegnarglielo al posto di Morso, tanto ci sta Deku che ha Sganocchio e quindi è anche sempre tipo buio, ma è sempre leggermente più forte rispetto al tipo a morso che ha Deku e che ha Rainbow. Ok, Umbrarti, abbiamo visto che non conviene fargli scordare nulla. Vediamo Nervulsa, qualcuno può imparare, solo Fighter. E quindi a quanto pare stiamo a posto per il momento. Direi di lasciare come primo membro della squadra il nostro amico Rainbow, che lascerò come primo membro della squadra anche per il campione. Ok, si è aumentato la difesa speciale, però grazie al Pallaombra si è abbassata, il che va più che bene. Ci ha fatto brutto colpo. Direi di mandare avanti e Fighter. Il perché di questa cosa non ne ho idea. Vediamo con Sgranocchio cosa riesco a fare. Ok, quindi con Sgranocchio riesco a fare abbastanza. Direi di cambiare momentaneamente. Vediamo con scarica quanto riesco a fare. Ok, ci ha fatto pure brutto colpo e quindi non è che ci conviene, quindi direi di continuare con Deku. Tanto sapevo che serpendolo K non sarei riuscito ad attaccare e quindi ho approfittato per ricaricare un po'. Ok, vediamo se con G-assorbimento riesco a fare qualcosa. No. Ok, l'unico che posso mettere in questo momento è Flamella. Sperando che riesci ad attaccare per primo, esatto. Ok, non riesce a buttarlo giù, però la cosa mi sta più che bene. No, non mi stava più bene che non lo buttasse giù. Ok, ora come sicuramente devo ricaricare, revitalizzare qualcuno, quindi direi di partire con Deku.
di partire con di completare Deku, non di partire con nessun altro. Allora, sperando che questo giro con Sigaranocchio riesco a buttarlo giù, esattamente. Ok, ci manda Gallade, che è il suo Pokémon più forte, è il 54. Ok, Psicodaio per fortuna non è, ci toglie chissà quanto, e Gallade è andato KO. Ok, finalmente il quarto Super 4 è andato... l'abbiamo mandato KO. E ora posso revitalizzare tutta la squadra. Ok, ora siamo Sparkle. Ok, quindi per il momento abbiamo in totale due membri della squadra a livello 61. Quindi, come vedete, immaginatevi la difficoltà che ho avuto in questo momento avere la squadra dello 60 per battere l'ultimo Super 4. Immaginate se avessi avuto tutta la squadra dello 54-55, in quel caso sarebbe stata veramente veramente molto più tosta rispetto ad ora. Ed infine ora ci manca l'ultimo ostacolo, ovviamente, cioè meglio ostacolo, e l'ultima lotta, ovvero quella contro Camille, la Super 4 di Sinnoh. Io amo tantissimo il piano, diciamo, questa host col piano in questa prima della lotta, e quindi partiamo subito. A Spiritomb, e quindi anche di tipo fuoco, se non ricordo male, però nel dubbio ho lasciato avanti Rainbow. Ok, ci manda il nostro amico Roserade, che butterò molto giù, molto entieri, con Flamella, che nel mentre sale anche a livello 61. Ci manda un Milotic, e quindi direi di mandare avanti il nostro amico Sparkle con la mossa scarica. Ok, anche Milotic è andato giù. Ci manda Garchomp, e direi di rimandare avanti nuovamente Rainbow. Perché? Perché ha Raggio Aurora, semplicemente, che è super efficace contro i Pokémon di tipo Drago. Poi posso mandare... ho avuto pure questa eventualità nella mia testa che Garchomp avrebbe buttato giù Rainbow. Infatti per questo ho lasciato Drago Pulsar a Fighter, però non mi aspettavo che lo lasciassi giù con così poca vita. Allora, direi l'unica cosa che possiamo fare è tirare su, ok, forse una mossa con, cioè fuoco aria con Flamella posso, no, assolutamente no. Ok, ho fallito un Giga Impact, la cosa mi sta più che bene, anche andato giù. Ci manda un Togekiss. Ho sbagliato, dovevo lasciare il nostro... Non dovevo lasciare Deku, ma mettere Vola no. Perché le mosse di tipo volante sono super efficaci contro i Pokémon di tipo Erba, anche se Deku è il doppio tipo con terra, e quindi terra roccia, non ricordo, anche se comunque il doppio tipo rimane sempre super efficace. Ora vediamo con l'ultimo membro che ci manda. Immaginavo avesse usato a ricarica totale, e ci manda Lucario, e io mando molto volentieri il nostro amico Volano, perché le mosse di tipo volante, se non ricordo male, sono super efficaci sui Pokémon di tipo
No, non è solo super efficace, però ha avuto la meglio sempre, ora no. E quindi siamo ufficialmente in questo momento, siamo ancora in modo ufficioso, non ufficiale, i campioni della Lega, perché saremo in modo ufficiale campioni della Lega di Sinnoh, e una volta registrati nella sala d'onore. Quindi direi che possiamo tranquillamente salire in modo rapido, che veramente veramente è un bel momento questo, diciamo. Ok, stanza avanti, la stanza d'onore, sala d'onore, e ci raggiunge anche il professor Rowan. Ok. Ok, ufficialmente siamo nella sala d'onore, che devo ammettere questa qui, particolare sala d'onore, a me piace veramente, veramente tanto. Ok, ma la sala ci registreranno. Sì. Ok. Il nostro Vaporeon ci registra l'ordine di squadra non di ottenimento. Poi abbiamo Lucario, livello 60, Parco Concordia. Ah sì, perché ci si è scritto sull'uovo. Percorso 202, quindi all'inizio proprio, all'inizio del gioco. Percorso 201, quindi quando l'abbiamo preso con Barry. Al percorso 207, quindi appena sopra Mineropoli. Volano al percorso 201, dall'altra parte dove stava il nostro, sempre sullo stesso percorso ma lì vicino. E infine salvaraggio. Allora, quindi diciamo che questa, diciamo, è stata l'ultima avventura della storia principale del gioco. Non, sicuramente non finirò la partita qui, perché giustamente ci sono ancora parecchie cose da fare, però ci stanno anche dei però da calcolare dopo, perché questo per il semplice motivo perché devo, come posso spiegare, perché ci sono dei però per quanto riguarda la fine del gioco, perché ad esempio i vari Pokémon leggendari di game, ho visto che dopo, una volta finita la partita, cancellerò la ROM dall'emulatore, perché i leggendari comunque li ho salvati, semplicemente li salverò e ce li ho comunque all'interno del gioco principale. Però qui sotto nei commenti, se volete comunque fatemelo sapere, posso comunque nei prossimi video, oltre a fare la parte di storia secondaria, posso salvare la parte di come si ottengono i vari leggendari, quindi fare un video unico in cui, alla fine di tutto, in cui vi mostro, scaricando i vari eventi, e come sono fatti quegli eventi e le varie locazioni dei vari Pokémon leggendari. Quindi giusto tanto per, diciamo, la parte secondaria di gioco è rimasta solamente le tre aree, quindi area sfida, area provviste e area, la terza area non me la ricordo. E quindi, diciamo, saranno queste qui le varie cose che si faranno. Quindi penso che occuperò in totale 2-3 video per le altre aree, ma penso più 3 che 2, perché dedicherò una parte per il raggiungimento e come si
Non so se due o tre perché, vi spiego. La sfida si ottiene praticamente subito, non c'è bisogno di fare chissà quali percorsi. Poi pensavo di raggiungere l'area provviste, che è quella più a nord rispetto all'area sfida, e stesso nello stesso video. Ed infine in un altro video raggiungere l'altra area. Qui saranno sicuramente due, forse ci sarà il terzo, nel senso a seconda quanto ci metto a esplorare l'area sfida, farvi mostrarvi tutte le varie cose dell'area sfida. Poi se volete fatemelo sapere nei commenti, farò un altro video in cui mostrerò la locazione di tutti i leggendari. E qui saremo a 3/4. Oppure, se sempre volete fatemelo sapere nei commenti, faremo un altro video, quindi sarebbe il 4/5, in cui mostrerò dei vari Pokémon catturato, che se sono rimasti nei box, li porterei all'evoluzione. Quindi magari mi scarico il codice delle caramelle rare, quindi vi riporto velocemente tutti in un unico video all'evoluzione. Detto questo, prossima serie di Pokémon l'ho già decisa, l'ho già scaricata, ho dovuto scaricare un'altra ROM, un altro emulatore, perché questo sopportava fino ai giochi poi di Nintendo DS, e questo qui di emulatore, cioè questo gioco qui serviva l'emulatore di Nintendo 3DS, e quindi l'ho scaricato, e il gioco si tratta di Pokémon Super Mystery Dungeon. Un gioco, diciamo, io ho già giocato vari Mystery Dungeon, quindi conosco bene il funzionamento di questa tipologia di giochi Pokémon, però non ho mai giocato a Super Mystery Dungeon, quindi diciamo gli ultimi che ho giocato sono stati Esploratori dell'Oscurità del Tempo, e c'era pure il terzo in una stessa serie, però non mi ricordo il nome, e quindi questo si tratterà per quanto riguarda l'ultima sezione di, diciamo, il prossimo gioco. Ora, sono riuscito casualmente a finire proprio sulla scritta fine, quindi il che sarebbe perfetto, è stato perfetto. Direi che per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Odio questa videocamera. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere un bel mi piace, lasciare un bel commento, e mi raccomando di commentare per quelle due questioni che vi avevo proposto, e mi raccomando di seguirmi su Twitter e Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.